emendamenti effettivi delle commissioni istruttorie. Va bene. Mettiamo in votazione. Stiamo mettendo in votazione la modifica delle commissioni, dei componenti effettivi delle commissioni istruttorie. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. 24 presenti, favorevoli 24, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 3, titolazione del giardino di Via Pozzo Brunelli, quello che andremo a inaugurare 22. La parola al presidente della commissione ambiente, Andrea Morta. Grazie presidente. La Commissione Ambiente, riunitasi nei giorni 11 e 17 giugno 2013, ha preso in esame le 15 proposte di nominativi pervenute dai cittadini consiglieri per l'intitolazione del nuovo giardino pubblico realizzato a Scopettonia di urbanizzazione in via Pozzo Brunelli. Sulla base delle motivazioni e delle sintetiche biografie a supporto, i commissari hanno ritenuto comunque meritevoli tutte le figure suggerite, ma tenendosi alla delibera numero 115. Consiglieri, per cortesia, un po' di silenzio. Nel Consiglio di zona 9, in cui si esprimeva l'intenzione di dedicare il giardino ad una donna del quartiere di Liguarda, hanno in un primo tempo ridotto la rosa sulle 7 nominativi e successivamente, tenendo in considerazione la posizione espressa dalla vigente legge 1188 del 23 giugno del 27, con la quale si richiede che il personaggio scelto debba essere deceduto da almeno 10 anni, si è ulteriormente ridotto il numero dei nuovi candidabili. In conclusione, a larga maggioranza la Commissione si è espressa affinché il giardino venga intitolato alla memoria di Maria Peron e Suor Giovanna Mosna, infermiere partigiane della Resistenza. Queste le brevi biografie pervenute, rintracciabili anche su internet, che motivano la scelta e accomunano le due figure nella doppia intitolazione. Vabbè, non mi soffermo nell'elencata. Grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. No, ribadiamo la nostra conferma nella scelta delle persone cui intitolare e anche nella scelta della doppia intitolazione, perché riguarda figure assolutamente meritorie e legate alla nostra zona, in particolare al quartiere di Linguarda. L'unica perplessità che avevamo espresso anche in commissione era sulla richiesta fatta dalla consigliera Fregoni, la specifica richiesta della consigliera Fregoni che è stata poi accettata in relazione alla delibera, ovvero nell'identificazione della figura di Suor Giovanna Mosna come partigiana della Resistenza, che va soltanto a, per quello che riguarda la nostra visione, a limitare la spiegazione precisa di quello che è il percorso di vita, le scelte, e limitare un po' il valore a un fatto specifico, mentre la scelta di vita fatta da Suor Giovanna Mosna va ben al di là di quello che è successo in quegli anni terribili di assurde, intollerabili violenze, che però non rispecchiano approfonditamente quello che è stato Suor Giovanna Mosna anche nella sua scelta di vita, ovvero la figura di donna di chiesa vicino agli uomini di qualunque posizione, fede, politica, religione siano, e quindi la scelta di identificare appunto infermiere partigiana della Resistenza non rispecchia appieno quelle che siano le caratteristiche della persona a cui andiamo a titolare il giardino. Grazie. Capogruppo Fede Pellone.
Anche noi eravamo presenti in commissione e abbiamo condiviso la scelta di queste due figure che erano entrambe delle infermiere, o quantomeno delle persone che si occupavano dei pazienti all'interno dell'ospedale, che hanno contribuito a salvare tante vite umane, voi dalla parte politica, perché erano dei prigionieri politici, poi dalla parte anche di personalità, che erano soltanto persone che osteggiavano il regime fascista. Quello che volevo dire è che noi avevamo però sottolineato che la descrizione di come saranno dedicato, al di là dei nomi e cognomi delle persone, l'avrebbe fatto il comune, quindi il fatto di entrare nell'altro merito ritengo che sia superfluo. Che non saremo noi a decidere che cosa scrivere sull'epitaffio. Quindi scegliamo le persone. Consigliera Tregoni. Il suggerimento che dava in commissione era semplicemente per identificare. Sul tavolo assolutamente c'è scritto via Ettore Magliorana, fisico. Allora qui abbiamo due intitolazioni, la prima è una partigiana dichiarata e schierata, la seconda è un'infermiera, quindi sotto, ma in corrispondenza dei due nomi, quindi la targa riporterà Maria Peroni, partigiana, Suor Giovanna Mosna, infermiera. Questo era per identificare quello che loro facevano e svolgevano all'interno dell'ospedale, perché altrimenti sembrano due donne che passavano bene per casa. Non è così, la prima era una partigiana schierata e poi rifugiata in Valdossola, e la seconda è un'infermiera che pure aveva partigiani, nel senso, se il nostro obiettivo era quello di dedicare Giardini Pozzobonelli a due donne che durante la resistenza, chi in un verso e chi nell'altro, hanno contribuito a salvare un sacco di persone, a curare nel pronto soccorso e a curare nel reparto, era perché queste due donne non passavano di lì per caso, la signora Peroni e la suora Mosna, erano entrambe schierate e attive in prima linea. Sì, è certo, perché se la suora Mosna curava i partigiani, evidentemente non curava i fascisti, cioè nel senso, è la sua storia, io continuo a leggere, mi limito a prendere atto della storia della biografia di queste due donne. Quindi nella parte sotto posso scrivere fisico, giornalista, cantante, musicista, si dovrà scrivere infermiera e partigiana. Questo è quello che facevano all'interno del pronto soccorso del reparto di riguardo. Non ne passavano di lì per caso, quindi non è un'intitolazione generica alla signora Peron e a Suor Mosna. Questa è quello che intitoliamo e la nostra scelta è proprio perché hanno un ruolo importantissimo nella resistenza nella cura dei partigiani che venivano ricoverati. Approfondite, ci sono anche suore partigiane, preti partigiani, questo vi darà forse fastidio, ma è la realtà. Queste sono due persone, due donne che hanno un ruolo importante all'interno dell'ospedale di riguardo, della cura di tutti quanti, erano feriti e nascondevano sulla donna, nascondevano i partigiani, che poi vi piace o no, però prendetene atto, questo faceva sua moda, leggete la sua biografia. Non parlo al consigliere che mi ha fatto appunto. Questa è la storia di queste due donne, leggetevi la loro biografia e poi se volete sminuire il loro ruolo all'interno della resistenza fatelo, ma è la vostra storia personale, non è la storia dell'Italia. Non è la vostra personale, con quella dell'Italia e non quella. L'intento della commissione era di individuare due donne che erano parte attiva nella resistenza. Facevano le infermiere ed erano partigiane. Questa è la realtà e la verità, non è un'interpretazione. Ok, grazie. Volevo mettere. Consigliere Mauri. Direi che la discussione è capziosa perché la suora è stata insignita dalla medaglia d'oro per la resistenza. Per cui di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di una cosa un po' insomma. Così, vabbè, comunque, essendo tutte e due medaglie d'oro della resistenza, si può benissimo scrivere medaglie d'oro della resistenza. Punto. E direi che la discussione si chiude qui, forse. Consigliere Tagliabue. Discussione capziosa, sono d'accordo. Pur tuttavia, che cosa dice? Sto dicendo, pur tuttavia, se uno lavora all'ospedale, non è che arriva uno che sta per morire e gli fa la domanda da che parte stai.
lo curi, ma proprio perché sei suora. Non so se mi sono spiegato, quindi voglio dire, caposala delle visioni, o ti lo tirare io, curo tutti, partigiani, fascisti, quelli che curo, quelli che stavano male. Punto. Ma che cazzo ne sai tu? Ma però è fondamentale, voglio dire. Come si può portare la roba del genere? Grazie, sarò brevissimo. Io condivido assolutamente quello che ha detto la consigliera Fregoni. C'erano prete e suore che erano parte attiva della resistenza. E questa è una cosa eccezionale, perché sfata quel mito per cui la resistenza è stata fatta solo dai partigiani di sinistra o comunisti. Stavano da un sacco di gente, anzi la maggior parte, che non erano, non partecipavano e non erano, come dire, sinergici al partito o facevano battaglie di carattere politico, ma semplicemente difendevano il loro territorio. E io ringrazio tutti quei preti, quelle suore, tutti quei semplici cittadini che hanno fatto parte della resistenza, come anche suor Giovanna Mosca. Quindi ringrazio e sono contento di condividere, di titolare un giardino alla sua nome. Consigliere De Lorenzo. Brevemente una piccola cosa, forse che è sfuggita, solo il fatto che si è messo davanti al nome suore, solo il fatto che si è messo questo operativo vuol dire che il riconoscimento di donna di chiesa e che ha fatto anche del male ai partigiani, cioè quindi solo il fatto che non è stato scritto solamente il nome della signora, ma messo questo indica già una certa intenzione. Abbiamo dovuto lottare con il cittadino della città. Il momento della Simona Fregoni è rimasto fuori, bisogna dire. Perché c'era qualche elemento anche più in carico. Stiamo sbagliando. Scusate un attimo, io trovo che questa discussione sia. Sì, no, sia stucchevole, nel senso che noi in commissione quando abbiamo scelto i due nominativi, li abbiamo scelti secondo delle caratteristiche che fossero, come era richiesto, due personaggi di riguardo, che fossero figure femminili. Dopodiché, guardate, io l'ho detto anche in commissione, lo ripeto qua, la resistenza è appartenuta a diverse categorie di persone, a diversi ceti sociali, che non tutti nello stesso modo hanno. C'è chi combatteva in montagna, chi combatteva in città, chi combatteva per la resistenza, chi combatteva per la resistenza in altri modi. Così era importante una persona che rischiava la vita portando magari una lettera o mettendo in contatto altre persone. C'erano persone, appunto, come la città di suora, che aiutava, che faceva, che si dava da fare in un ospedale. Dopodiché, guardate, io credo una cosa molto, lo dico molto tranquillamente, lo dico a titolo personale, non a nome del mio partito. Io credo che un medico, una suora, un infermiere, comunque, quando si trova davanti a una persona che sta per morire, non gli chiede che tessera in tasca, neanche idea ha. E per fortuna credo che, in questo senso un minimo di umanità ci sia ancora in persone che hanno buon senso. Dopodiché io non ho nessun problema, nessunissimo problema a mettere suore. Dopo ci sono le suore buone, le suore meno buone, come ci sono i politici buoni, quelli, i comunisti sono tutti buoni. Io rimarrei allo spirito che ha animato la commissione e i commissari, per cui siamo lì. Solo uno che si può consigliare. Effettivamente la discussione in commissione era questa. Io parlo, è un pensiero mio personale, per cui parlo per me, e è strano che poi coincida con il mio capogruppo. Il discorso di inserire nella dicitura, come l'avete scritto voi,
Maria Peroni, suor Masna, infermiere partigiana, Mosna, scusate, infermiere partigiana, io lo trovo diminutivo per la missione che comunque le suore hanno e svolgono quando accettano i voti, perché comunque, a parte i voti di povertà, castità, eccetera, hanno anche comunque la missione di aiutare il prossimo, in generale. Per cui, beh, è faziosa, però a me sembra diminutivo rispetto, no, la discussione è faziosa, però a me sembra diminutivo rispetto alla missione delle suore. Io vi volevo leggere un veloce passaggio nella biografia in cui si dice, sempre riferimento a, tutte sfruttavano generosità e fantasia per ospitare e nascondere nei modi più impensati le persone in pericolo, qualsiasi tipo di pericolo, per motivi politici o razziali. Per cui mettere la parola partigiano, poi se volete lasciarla va bene, a me sembra diminutiva per una suora, che ha una missione più ampia. Poi se voi volete votarla così, a me non piace, però è un diminutivo rispetto comunque a una figura, quella delle suore, che svolgono una missione totalmente più ampia. Grazie. C'è anche il circo. Ma è vero. Ah sì, ma dai. Non è del circo, si muove a fare quelle sceneggiate. Chiedo cortesemente un attimo la parola, perché sono tra i proponenti della figura di Maria Peron e ho chiesto l'associazione con Giuliana Mosna, con suor Giuliana Mosna. Devo dire che obiettivamente, quando noi ci troviamo di fronte alla targa che recita partigiano, ciascuno di loro ha svolto anche un altro compito. Non mettiamo operaio tessile partigiano, quindi io sarei stata addirittura dell'idea di scrivere semplicemente partigiano. Siccome comunque abbiamo deciso di inserire anche la loro qualifica professionale, di certo però non possiamo togliere quello per cui stiamo nominandole, che è quello di essere state due donne partigiane, che hanno scelto come partigiane di non imbracciare delle armi ma di curare le persone. Do la parola al consigliere Ferrari. Grazie. Io non sinceramente mi permetto di non condividere questa lettura. Su tutte le targhe che solitamente vediamo c'è scritto poeta, c'è scritto quello che comunque sia era il percorso che quella persona aveva deciso di intraprendere. Io non sono un chiaroveggente, quindi non posso dire cosa l'allora suora aveva in testa nel suo ideale più alto, però personalmente ritengo che se questa persona ha deciso di prendere i voti, ha deciso di dedicare la sua vita a un ideale più alto, non vedo davvero il motivo per cui sottolineare un altro aspetto. Poi è una mia libera interpretazione. Io personalmente scriverei suor Giovanna Mosna. Grazie. Presidente Mosna. Sì, grazie. Solo per chiudere, per chiosare questo triste siparietto, perché cioè, siamo tutti concordi sul valore e sul merito di queste due persone e stiamo puntualizzando perché ognuno vuole mettere il puntino sulla I. Allora, diciamolo francamente, la targa non spetta a noi e non stiamo dicendo dovrà comparire questa edizione, perché non è scritto nulla di questo, sarà poi chi detterà e creerà la targa a scegliere la dizione più conforme. Poi per semplicità
probabilmente il giardino non sarà mai chiamato con i due nomi per esteso, ma sarà un accorpamento dei due cognomi, probabilmente sarà il giardino Mosna Peron. Non per cui è inutile che stiamo a puntualizzare su una cosa che lascia il tempo che trova. Per cui mi spiace che si sia voluto fare interventi cavillosi per nulla, perché poi siamo tutti concordi e a larga maggioranza, una delle poche volte che lo scriviamo, si è espresso in commissione questa scelta. Preferirei che si passi a votazione. Consigliere Ferrario, consigliere Perego, il gruppo Perego. Grazie, la dichiarazione di voto. Prego. La faccio io. Voteremo, ripeto, come la mia premessa nell'intervento che ho fatto, che mi spiace abbia acceso questa lunga discussione, voteremo senz'altro a favore. Tendo però a sottolineare che se magari avessimo messo nella delibera Maria Peron, Giovanna Mosna, suore partigiana, magari voi non avreste accettato, perché magari per sbaglio si poteva confondere suora con la figura di Maria Peron e magari molti avrebbe dato fastidio. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Concessione di patrocinio gratuito all'Associazione di Volontariato La Lanterna ONU per la realizzazione del progetto denominato Colori e Scritte per la Legalità, all'Associazione di Promozione Sociale e Meta Educazione per la diffusione di progetti educativi. La parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Raposo. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, le commissioni congiunte Educazione e PMZ, c'è un refuso naturalmente, va cancellata la seconda volta Educazione, riunitesi il 14 luglio 2013 hanno statuito in ordine la concessione di patrocinio gratuito all'Associazione La Lanterna Onlus e all'Associazione Meta Educazione. Quanto alla proposta dell'Associazione La Lanterna Onlus, associazione di volontariato per il sostegno educativo dei minori, iniziativa denominata Colori e Scritte per la Legalità, si tratta di un progetto rivolto ai ragazzi di una fascia d'età compresa tra i 15 e i 18 anni, ha come obiettivo finale quello di realizzare un murale su un muro pubblico di Afori sul tema della legalità. Il murale si viene occasione di riflessione sul tema della legalità, sullo scarto tra quello che è legale per me e il signore, per cortesia, se non siete interessati all'argomento, e quello che è legale secondo la legge italiana, uno scarto che in età adolescenziale è spesso poco compreso e può portare a compiere quasi inconsapevolmente azioni illegali. La realizzazione del murales che i promotori vorrebbero realizzare sul muro antistante il locale di Villa Litta denominato ex PSI dove ha sede un CAG, oppure in caso non sia possibile in via Iseo accanto a quello già realizzato di fronte al centro sportivo Ripamonti, diventa così l'atto conclusivo di un percorso che prevede numerosi passaggi di analisi e di presa di coscienza dei valori della legalità. Vista la valenza sociale ed educativa del progetto che coinvolgerà gli adolescenti del CAC e la Lanterna ONU, le commissioni propongono a maggioranza la concessione del patrocinio gratuito per detta iniziativa che si svolgerà nel corso dell'autunno 2013 previo reperimento dei regolari permessi presso gli enti uffici preposti. La seconda è la proposta dell'associazione
meta-educazione. Trattasi dell'ampliamento della medesima attività per i giovani ragazzi dai 14 ai 19 anni delle scuole secondarie di secondo grado, all'interno dello spazio denominato Sala Ex PSI presso Villa Ditta ad Afori. Tali attività di supporto allo studio e di sviluppo dei talenti, destinate in modo particolare ai bambini e ragazzi in obbligo scolastico, hanno preso inizio nel febbraio 2012. Attualmente l'associazione chiede di estendere la propria attività all'interno dello spazio destinato anche alla fascia di età 14-19 anni, per percorsi di rimotivazione allo studio, di sostegno allo studio con percorsi per favorire l'acquisizione di un metodo valido di apprendimento e di un approccio positivo alla didattica. Accanto a queste attività con i ragazzi si vuole proporre momenti di incontro, riflessione, approfondimento tra adulti, genitori, educatori e insegnanti sul tema dell'adolescenza, sulle problematiche relazionali, eccetera. Vista la valenza socio-educativa di tale progetto, la Commissione Educazione a maggioranza concede all'Associazione Meta Educazione il patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito dei locali denominati Ex PSI presso Villa Ditta ad Afori, anche per il progetto destinato ai giovani dai 14 ai 19 anni delle scuole secondarie di secondo grado, già in utilizzo da detta associazione per le attività didattiche delle scuole primarie di primo e secondo grado, secondo disponibilità da concordarsi con il settore zona 9. Grazie Presidente Lo Consolo, consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto mi fa piacere vedere che a differenza della volta scorsa questo genere di iniziativa non comporta un dispendio economico da parte del Consiglio. La volta scorsa mi ricordo che avevamo speso soldi in carico al Consiglio di Zona 9 per finanziare questa iniziativa e da quelli che sono i miei ricordi non era una cifra nemmeno così risicata. E poi volevo un chiarimento, cioè cosa si intende nel primo punto con o l'area ex PSI oppure qualora non fosse possibile un PSI, cioè questi non hanno nemmeno chiesto dove fare questo murales, cioè per quale motivo si dice o qui oppure se non è possibile in un'altra parte, cioè per quale motivo? Seguo il mio intervento chiedendo appunto la votazione separata dei due punti e mi riservo di intervenire successivamente a seguito dei chiarimenti. Grazie. Consigliere Nuzdei. Grazie Presidente. Io ho una domanda riguardo a quale sia il muro, perché non mi è chiaro. All'interno di Villa Ditta, ma per essere chiari, all'interno dove c'è praticamente il bar del circolo diciamo di ampio o qualcosa del genere, combattete rete, questa è la prima cosa. Poi sul discorso dei murales, io credo che bisogna arrivare comunque a avere un'idea di cosa verrà fatto, perché noi abbiamo dato il permesso, è una questione oggettiva, soggettiva diciamo, di gusto, però abbiamo dato il permesso di fare un murales in piazza Schiavone e io vi invito ad andare a vedere quel murales. Non l'hai fotografato? Purtroppo non l'ho fotografato, ma per avere un'idea del tipo di murales che è stato fatto. Quindi io non voglio arrivare a chiedere un progetto come fa il comune se devo mettere un banchetto all'interno di Villa Ditta o in zone centrali, però almeno la tematica e un'idea su di che cosa verrà descritto sul muro credo che sia importante proprio per evitare alcuni problemi e nonostante, visto che poi sono interventi quasi permanenti, nel senso sarà difficile rimuoverli. Grazie. Grazie, se non c'è piazza scaduta sui muri. Sì, grazie Presidente. Che si capisce cos'è. Noi chiederemo la divisione della delibera, ma anche votazioni separate, perché un punto può andare bene, il punto su murales perlomeno io non mi trovo assolutamente d'accordo. Parliamo di restaurare Villa Ditta e poi facciamo fare un murales anche se sono bambini, però se si restaura Villa Ditta si restaura, cioè, e tutte le sue componenti, tutti i suoi muri sono da restaurare, per cui andare a fare
una richiesta di restauro e poi dà la possibilità di fare un murale, insomma, mi sembra una cosa che funzioni. Sono due opinioni totalmente distinte. Poi, considerando anche già l'obbrobrio che è stato fatto con le scuderie, se volete, sulla parte posteriore delle scuderie, al posto che la scultura che ha deliberato questo sconsiglio, forse si potrebbe fare il murale. Per cui, consiglio, ma non si può. Per cui niente, io chiedo la votazione separata dei due punti, grazie. Se non ci sono altri interventi, Presidente lo consolo. Dunque, innanzitutto la risposta al consigliere Ferrario. Allora, è chiaro che il reperimento dei permessi avverrà prima dell'opera, ma dopo che noi gli abbiamo dato il patrocinio gratuito, chiaramente. Quindi, nello spazio di tempo che va da adesso ad ottobre, loro reperiranno tutti i necessari permessi, come è indicato, previo reperimento dei regolari permessi presso gli enti uffici preposti. In questo senso, chiaramente, i permessi per dipingere la parte che sta di fronte alla parete degradata, diciamo, che sta di fronte all'ingresso del CAG, in questo, diciamo, in questo porticato che non fa parte della parte centrale della villa, scusate, diventa veramente molto complicato, verrà chiesto chiaramente alla sovrintendenza delle belle arti. Siccome penso tranquillamente che potranno sorgere dei problemi, la sede alternativa è già stabilita ed è una sede che non richiede di particolari permessi, perché è quella accanto al murales già realizzato con il patrocinio del Consiglio di zona in Viesi. Per questo motivo abbiamo inserito tutte e due le possibilità, fermo restando che laddove non sarà possibile procedere nel primo caso, si procederà per la seconda ubicazione del murales. Per quanto invece riguarda il tema, anche se risulta veramente difficile rispondere a delle domande anche la tua associazione alle quali non ascolta nemmeno chi ha posto. Allora, per quanto riguarda il discorso del tema, il tema è la legalità. Il murales si intitola Colori e scritte per la legalità. Quindi il tema è definito, se vogliamo chiedere un bozzetto lo possiamo anche mettere come emendamento, non c'è problema, tanto loro faranno un corso al termine del quale produrranno un bozzetto che potrà essere sottoposto, però a questo punto diventa veramente complesso, nessuno di noi qua è un esperto d'arte. Mi sembra che sia veramente pazzesco che per ogni muro degradato noi dobbiamo nominare una commissione con degli artisti, che se poi alla fine questo muro non risulterà brutto, in un domani potremmo farlo coprire con una mano murales. Questo problema gigantesco. Lascio a voi la parola. Grazie Presidente. Allora, la mia domanda sorgeva proprio in virtù di alcune situazioni pregresse che hanno portato diverse commissioni, proprio quella educazione, se non sbaglio anche quella cultura, anche la Presidente Seresi, se non sbaglio può dare conferma, che perlomeno la strategia che è stata adottata fino adesso è sempre stata quella di concedere patrocinio a associazioni
nel caso in cui ci fosse il permesso. Cioè, noi diamo il patrocinio quando c'è il permesso. Non è che noi diamo il patrocinio prima. Una volta che questi hanno presentato il progetto, presentiamo le nostre considerazioni su quel permesso che è stato dato. Anche perché magari per guardare bene è una considerazione che terrei a fare. Cioè, o viene fatto lì, o viene fatto là. È un punto che va chiarito, è importante sapere dove viene fatto. Quindi, non vedo perché devono continuare ad esserci due pesi e due misure per altre associazioni che hanno chiesto di fare una cosa e non gli è stato permesso e ad altre invece viene ad oggi permesso. Quindi, in virtù di questa considerazione, della risposta, quantomeno insoddisfacente da parte della Presidente Lo Consol, adesso scrivo un emendamento perché avevo terminato i moduli e chiederò che il punto 1 venga rimosso e nel caso venga ripresentato la volta prossima quando l'associazione avrà le idee un po' più chiare e si saprà effettivamente dove questo murales dovrà essere posto. Grazie. Grazie Presidente. Io vorrei capire la razza di questo intervento. Quello su Villa Ricca. Scusa, no, l'intervento. Io ne dico di esprimere giustamente le proprie. Credo che non siamo ancora sotto dittatura, ovviamente fanno. Comunque io volevo capire la razza di questo. Cioè, Villa Ricca, già avete fatto, perché non è che l'abbiamo fatto noi, qualcuno ci ha messo mano, ha demolito le scuderie che comunque avevano un discreto valore storico e anche culturale, visto che comunque la parte che non era ancora venuta giù era affrescata anche quella, 1600, le cose così. Va bene. Oggi volete fare un murales su una struttura che anch'essa fa parte comunque della villa, anche se non è il corpo centrale. Io non lo capisco. Veramente non ha senso. Tra le altre cose, io lo sapete come la penso sui murales, non sono quello più intransigente di questo consiglio. Su un muro che si può fare, si può valutare, ma su un muro di Villa Ricca che stiamo cercando di combattere le tagli che puntualmente vengono fatte costantemente su quei muri, io direi che magari una telecamera per evitare che altri murali vengano fatti, non fargliene fare uno, a me sembra proprio una scempiaggine. Ci sono già i murali. C'è più di murali. Sì, appunto, siccome già ci sono, che vanno fatti tirarli via. Poi, visto che l'associazione, la colografia è la stessa che più o meno ha fatto con il Vieseo, visto che in Vieseo la scritta abitare è rimasta, che avevamo detto che non doveva rimanere, vorrei sapere esattamente quando questo consiglio di zona ti diede il patrocinio per quell'iniziativa ha intenzione di far rimuovere quella scritta per quel murale. Grazie. Consigliere, un po' la testa. Sì, io devo un po' ripetere i due interventi sia di Agnus Dei che di Abbiati che mi hanno preceduto, perché in effetti in un contesto come Villa Ricca mettere un murales mi sembra veramente quasi sfiorare la blasfemia dal punto di vista artistico, per cui io me ne terrei lontano dal concedere in una villa storica che venga, diciamo, non perché disprezzi i murales, ma proprio perché sono due cose che tra loro non c'entrano nulla. Inoltre mi riallaccio sempre anche alla considerazione delle firme che poi vengono appunto messe su questi murales, in cui c'è l'associazione X o la scuola X che ci fa richiesta e poi compaiono nuove firme all'ultimo momento, come abbiamo visto lo scorso anno, per cui assolutamente presenterei un emendamento proprio per togliere Villa Ricca se non l'ha già presentato il consigliere Abbiati. E comunque la condizione deve essere che insomma venga presentata la bozza di quello che si andrà a realizzare. Grazie. Presidente,
Presidente Senesi. Grazie. Oh, scusa. Scusi, ma non si sente. Non aveva un permesso. Abbiamo trovato il progetto, poi incaricato l'associazione stessa di procurarsi il consenso, in caso di lui non era pubblico, ma quindi c'è stato proprio una richiesta anche della Presidente e della situazione nei confronti dell'amministratore delegato e dei rappresentanti del comunismo, che è stato tutto quello che hanno. Solo una precisazione, appunto, per quanto riguarda i permessi sono sempre stati richiesti dopo, appunto, che gli Aguazzoni, il progetto che è stato realizzato proprio qui di fronte, è stato rinviato perché non arrivavano i permessi che avevano acquisito. Quindi abbiamo sempre operato così. Inoltre preciso che naturalmente la sovrintendenza avrà l'ultima parola su Villa Vicca. Se non riterrà, come nel mio caso, o come nel caso della Commissione, mi spiace che non fosse presente nessuno dell'opposizione, nemmeno un consigliere dell'opposizione. E per forza, ti ascolti, fai quello che vuoi tu. Nel caso le domande ma quello che vuole lei direttamente all'associazione, potrebbe anche evitare di venire a fare le commissioni. Sempre facciamo, però in quel caso. Nel caso stiamo parlando di un porticato degradato che si trova di fronte alla porta dell'ingresso del campo, quindi non di una facciata, di una parete esterna, ma di un porticato. Ma cosa stai dicendo? È una siccome in ogni caso, ma muro, come in ogni caso, l'ultima parola chiaramente spetta in queste sedi alla sovrintendenza, è chiaro che sul muro che ha messo è chiaro che il discorso farà la sede alternativa di Messi. Guarda che c'è anche la diretta. Per quanto riguarda il bozzetto, che non ho già detto quello che pensavo. Grazie. Consigliere Pereno. Il muro esterno, spiegaglielo che il muro esterno non è eterno. Spiegaglielo. Presidente Alfonso, qui non è una questione di autorizzazione, scelte della sovrintendenza, sono scelte che dobbiamo fare noi. La scelta che lei vuole fare precisa di andare a realizzare un murale all'interno del complesso storico di Villa Vicca, che sia la facciata principale o l'ultimo muro, questo non conta. Non è il luogo adatto per questo genere di attività. Non è l'unica maniera ormai per insegnare la legalità o per trasmettere valori, quella di realizzare i murali. Sembra che l'unico modo per insegnare qualcosa ai ragazzi sia quello di andare a imbrattare i muri. Mi sembra un po' limitativo nella scelta di insegnamento della legalità. Quantomeno, se si vuole perseguire questa strada, dopo le brutture che già i miei colleghi hanno ben evidenziato, che ha dovuto seguire Villa Vicca, con quello scempio modo che più volte ho denunciato, voi miei colleghi, dell'ex scuderie, andare ulteriormente a intaccare un patrimonio di grande valore come quello di Villa Vicca con operazioni di questo genere, non deve essere messo soltanto la buona volontà della sovrintendenza che speriamo ci censuri o ci dia la possibilità di realizzare, ma dovremmo essere per primi a non prenderlo in considerazione. Quindi, come già prima il consigliere Ferrario, le chiedo di o stracciare il primo punto e ripresentarlo dopo un'ulteriore discussione alla quale mi spiace, sì, non eravamo presenti, però se siamo presenti e facciamo sentire tutta la nostra contrarietà a questa sua ennesima idea avanzata. E se nel qual caso dall'altra solennità non avesse neanche questa minima concessione da farci, quantomeno di stracciare la possibilità di realizzare il murale su Villa Vicca, ma contenerlo su
l'altra struttura di Viseo. Grazie. Mettiamo in votazione. L'emendamento del consigliere Ferrari che chiede di eliminare il primo punto del consiglio. Anche la terza sta presentando l'emendamento. Tu cosa chiedi, scusa? È l'eliminazione di Villa Lì. Ah, ok, allora non la presento. L'emendamento, la terza, che lo sta scrivendo, Presidente. Eliminare Villa Lita. Io non lo presento solo lui. Chiede di demolire Villa Lita, no? Di eliminare tra Villa Lita dalla. Sì, beh, lasciamo. Lo sta scrivendo, sì, glielo lascio, se me lo concede il consigliere la terza glielo sottoscrivo, così evitiamo una doppia votazione, se ti va bene Antonio. Ok, quindi non tutto il punto, ma solamente stralciare all'interno del primo punto la richiesta di realizzare. Questo è Ferrari, ma no, là è emendamento Ferrari. Votiamo a favore. No, stiamo mettendo in votazione l'emendamento. Che cosa ha chiesto? Se può ripeterlo correttamente. Sì, scusate, se state andando un attimino in silenzio e anche minimamente attenti, io posso ripetere. L'emendamento Ferrario si richiede di eliminare il primo punto del quarto punto all'ordine del giorno. Quindi fa sparire tutta la prima parte, tutto il punto. Per favore, scusi, come fa a essere tu ci come fa aver votato che non è la 35 sono quello di 12 è un strato sciso che scappa via che arriva il consigliere la terza che a differenza di questo emendamento chiede solo diciamo così di togliere dal punto 1 Villa Litta la possibilità che il murale venga realizzato sul muro del porticato che sta di fronte allo spazio che abbiamo giovani di Villa Litta. Se lo consegna, lo mettiamo in votazione, grazie. Vorrei leggere. Sta stenografando, non so se riuscirà. Magari se gli emendamenti li scriviamo quando siamo in fase di discussione, guadagniamo un po' di tempo tutti, grazie. Ma ha cominciato con la discussione? Hai cominciato. Allora ho ancora più aspettarla. Ah, tu cosa fai? Io non c'è sottoscritto la mozione. Emendamento la terza, Perego. Presidente, emendamento la terza, Perego. Quelle che fate voi a Roma. Noi dobbiamo recuperare i voti dei 5 Stelle, li inglobiamo, i 5 Stelle va già prima. Così da 2%. Così da 2%, poi siamo a 4. Sul muro antistante locale di Villa Litta fino a sede in CAG. Quindi cercate il punto e tenete conto che quella parte viene richiesta, di quella parte viene richiesta la cancellazione. punto 4 chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 21, contrari 12, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'iniziativa numero 2. Sele sporche muri di Villa Litta.
2 di 2. Ma no, secondo me è stiamo votando l'iniziativa numero 2, l'iniziativa numero 2. Chi? Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 24, favorevoli 0, tutti 1. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Sono in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 22, contrari 7, 23, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguita. Facciamo. Ma ce ne vuoi proprio fare? Ma è perché il giorno posso tutte cose che posso fare la voce. Chiudiamo la votazione. Passiamo al punto numero 5. Concessione di patrocinio gratuito all'associazione Centro di Orientamento Educativo ONG ONLUS per la realizzazione del progetto denominato dal cinema che riguarda la cultura di Porto Cicciolo per una città aperta, solidale e accessibile. Sì, lo so, però sembra un mercato. La parola al Presidente della Commissione Cultura e si sente. Chiedo ai colleghi un attimo di silenzio. Se no, anche di qua. Il punto è una richiesta di patrocinio gratuito per un interessante progetto che abbiamo discusso in commissione, proposto alla Associazione Cuore. Il progetto sull'intercultura, perché abbiamo visionato anche un film con in commissione. Il progetto, scusate, il progetto ha seguito percorsi paralleli, la proiezione di film cortometraggio selezionato dalla prestigiosa Cinema Chicago della Fina e rivolto agli operatori sociali e servizi con dei cittadini stranieri e dall'altra parte alle comunità straniere. Questi incontri sono un'occasione per coinvolgere le comunità straniere nel tessuto della città e del quartiere e fornire con le informazioni sui servizi che la zona offre. Io direi che posso andare a fare le riprese di che non ci piace perché la multiculturalità non si conosce. Via anche i luoghi dove realizzare gli incontri. Questo è stato ovviamente trascritto nel verbale, lo trovate invece nella delibera, ci tenevo a fare questa presentazione, ma penso di aver consentito tutti dato che in commissione è stata. Il progetto è stato condiviso sia dalla maggioranza che in maniera molto ampia. Non vi leggo il testo, andiamo a vedere. Grazie, capo gruppo prego. Sì, grazie Presidente. Ma siamo sempre ammirati da vedere quanti progetti, quante iniziative vengono portate avanti da questo consiglio per veicolare tutti i servizi, i diritti, le disponibilità, non voglio dire a volte anche i privilegi che vengono rivolte in teoria qui da straniere. Peccato che non si parli mai di doveri. Uno dei primi luoghi dove potremmo andare incontro e trasmettere un bel lungometraggio potrebbe essere il Parco di Vetrelli, dove abbiamo avuto anche la presenza di una cittadina di origine peruviana che Equadoregna che ci diceva come i suoi connazionali avessero tutta questa grande volontà di apprendere quali sono le norme di comportamento civile all'interno ad esempio di un parco, quale sia la voglia di integrazione di gran parte purtroppo della sua comunità di confronto con noi. Perciò ben vengano queste iniziative. Io
appunto vorrei che tra le prime opportunità che vengano offerte di incontro sia proprio il Parco di Latrevi con la comunità dell'Ecoria. Magari facciamo anche prima invitarli a fare un cortometraggio su tutte le attività che vengono svolte all'interno di quel parco. Se non sbaglio è appena arrivata una relazione da parte della Presidente che ci diceva su nostra mozione, su nostre richieste, ci relazionava sul pattugliamento che veniva effettuato dei sequestri e tutto quanto avveniva all'interno di questa realtà. Grazie. Presidente Senese, giusto per al di là della provocazione di tipo politico, mi dispiace, non mi ricordo se lei fosse presente in commissione. Credo di no, perché altrimenti avrebbe. Sì, sì, ho visto il bellissimo lungometraggio, bravo. Che ha occupato allora, tre quarti della commissione. Forse grazie. Non è anche preso senso, dato che comunque mi sembrava che il film parlasse della storia di un immigrato che ha lavorato una vita presso un paese straniero, quindi pagando le tasse, rispettando la legge e meritandosi anche una medaglia come cittadino modello. Quindi mi sembra che di diritti si sia parlato proprio e che questo progetto parla di doveri. Meno male che mi ricorda quel contratto di gira la macchinetta. Grazie. No, io volevo esprimere la nostra solidarietà. Ma quello sono io. Gira, dove vai? Scusate. La testa è la mia. Allora, come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli a questo tipo di iniziativa. Ci sembra una bellissima iniziativa, visto che alla fine stiamo proponendo proprio, cioè si va incontro anche a quella che è la conoscenza interculturale, nel senso che è un modo delle stesse persone per conoscere come vivono gli altri qui in Italia e viceversa anche un'occasione da parte nostra. Dopotutto stiamo solo offrendo uno spazio e insomma l'iniziativa è meritevole, grazie. Ho capito che viene così. Interviene su. Però guarda, si fa così, guarda. Che forse se li avessi ascoltato con meno magari lo sconfesso perde che contraddistinguono molte delle vostre. I vostri interventi, avrebbe capito che appunto avendo ben inteso quello che veniva spiegato in termini di lungometraggio, se era stato presente in commissione, sarebbe potuto essere utile proprio a quei cittadini che arrivando da altri paesi meritano e vogliono essere informati su quello che possono ottenere dai nostri paesi, come si possono integrare imparando a rispettare i valori, le culture, le idee del paese che li ospita, a una migliore convivenza e a una più facile arrivo magari anche a quello che voi chiedete sempre per loro, la cittadinanza, che può arrivare solo dopo e solo dopo la comprensione di quelli che sono non solo i diritti che lei continua a citare e a ripetere, ma i doveri di una civile comunità. Grazie. Sì, Presidente Veroni. Io ricordo che in consiglio di zona della scorsa legislatura abbiamo avuto un incontro con la consigliera io sono d'accordo sul valore dell'iniziativa e trovo prestigiosa questo tipo di discussione perché si parla d'altro quando si vuole parlare, non si vogliono dire esprimere chiaramente quelli che sono i propri pensieri e quindi si tergiversa, si cerca di parlare d'altro. Purtroppo quando forse uno straniero va in un altro paese si adegua a quelli che sono gli usi, i costumi, magari
Troppo serio, anche quella del PD la pensava così. Cosa pensava più come te? In modo diverso da come è risultata la legislatura italiana, quindi se ci sono delle cattive abitudini che si prendono, dipende molto per esempio che noi ci presidiamo. A quanto affermato la presente Meloni che mi ha citato, volevo ribadire che la citazione specifica che ha fatto su di me, volevo ribadire. Fatto personale. Ma insultato, mi sei insultato. Ha interpretato diversamente il suo pensiero. Che non è quello un po'. Ha interpretato diversamente il suo pensiero. Sì, come la presidente Senesa, che il presidente Meloni che mi ha presentato. Mica, espliciti qual è il problema? Sia Meloni che grazie semplicemente è stato citato un evento a conversare quello che è stato da me che si è affermato che fosse proprio dal presidente Meloni che mi aspettava, ovvero che il presidente Meloni venga a citare proprio l'intervento del console dell'Ecuador, del Consiglio di zona come elemento di grande evoluzione nel rapporto tra la comunità milanese e la comunità regna, console che per prima ha avuto l'ardire di arrivare in Consiglio di zona ad affermare che non si può pretendere l'integrazione dei propri cittadini che non vogliono integrarsi, ma vogliono rimanere semplicemente mantenere le proprie abitudini, i propri usi, senza prendere in considerazione i prodotti di uso del paese che li ospita, perché non hanno nessun interesse a farlo. Questo era quello che il suo voto aveva detto il costo dell'Ecuador presente in questo corso di zona nello scorso mandato, criticato estremamente da tutta l'opposizione presente, mi ricordo il consigliere Doggetta, il piacevole interscambio che ha avuto col console, perciò assolutamente non è adeguato. Come forse dovrebbe ragionare e riflettere di più. Ho un'esperienza diretta, consigliera Meloni, in famiglia, di quello che vuol dire avere degli stranieri. Mia moglie è straniera, forse nella visione vostra pensate di attribuire a noi dei pensieri che inconsciamente avete voi. La famiglia straniera, la realtà della mia famiglia, io ho una moglie albanese, che però non perché vive con me ha appreso l'insana abitudine di andare nei bar a fare quello che vuole. Una persona che è venuta in Italia con la volontà di integrarsi realmente nel paese, vivendo in tutte le pluralità e accettandone i valori. Questo è quello che dovrebbe fare chi viene qui da noi. Non prendere la scusa perché se qualcuno di noi si comporta male, allora lui giustamente si deve comportare così. Grazie. Come ministro che consigliere Bianchi e sua moglie la mangia la polenta, ma la polenta la cassola con signatura alle parole della signora di quanto regno con cittadina di quel parco utilizza i modi che prima la presidente ha imposto facendo la relazione che non sono fenomeni saltuari, ma sono fenomeni continuativi e cronici, ne ho sentite. Io posso fare la signora dalla Polizia di Stato a parlare ulteriormente del problema e sinceramente sentir dire che si è voluto fare un esperimento quando fin da allora c'erano dei grossissimi dubbi, diciamo che fortunatamente avete cambiato. Perché il parco di via Trevi spero presto possa tornare ad essere un'area civile, ma soprattutto la possibilità che i cittadini possano riposare liberamente. Per quanto riguarda la mia, il capogruppo Marone, meglio che mi taccia perché
di una parola genere, una provocazione fin troppo eccessiva. Presidente Bucci. Stacca sulla 1, prendiamo. Stiamo ai soldi. Non è che avessi voglia di intervenire su questo punto, però credo che parlare di integrazione, che è sicuramente un punto all'ordine non solo del giorno in Consiglio ma nel Paese, è giusto e va affrontato nelle forme che devono essere affrontate. Parlare su quello che è successo in passato, o si parla per condizioni di causa, si sa anche le responsabilità e le cose, o se no rischiamo di, e dopo arrivo anche alle responsabilità, stia tranquillo. Oppure si viene a fare della demagogia tanto perché vogliamo trovare l'affitto a molto fra la gente di integrazione. Allora basta dirlo, si è politicamente onesti e ci confrontiamo su questo modo di operare. Allora, molti non erano presenti in quel consiglio di zona dove venne la mafia. Allora, noi abbiamo avanzato, certo, so che te c'è, non mi faccio. Però se c'eri dovresti anche ricordarti che come consiglio abbiamo approvato una delibera dove chiedevamo alcune strutture all'interno di quel parco per permettere che certe situazioni non si potessero vivere. Il problema non è toccare, stai zitto perché non ti ho interrotto, da qui dalla faccia. Va bene, però stai zitto. Dopodiché, quello che noi abbiamo deliberato, la ex, la allora amministrazione comunale non lo fece e lasciò il problema che ricadesse poi tutto sulla zona e sul consiglio di zona. Ma adesso il ragionamento che bisogna fare è: vogliamo l'integrazione come la vogliamo e attuiamo i passi per attuarla. Allora, partiamo da queste cose. Non venite qui a raccontare le barzellette per il gusto di raccontare due barzellette, soprattutto chi non c'era in quel consiglio là. Perché non fate un buon servizio. Va bene? E allora ricordatevele bene le cose. Andatevi a prendere quella delibera e poi parlate. Se no, fate il piacere di stare nel zitto. Cosa c'entra la delibera? Cosa c'entra la delibera? Io a pochi minuti fa ero d'accordo con la tesi della Lega, dopo l'intervento del presidente Tucci mi sono fortemente ripresunto, perché dopo 3 anni di buon governo di questa città siamo all'inizio del terzo. Facciamo una e mezza perché sa come avete governato, intanto ci siete, intanto no. Poi se bisogna verificare dai bilanci, se vogliamo parlare di bilanci. Se vogliamo parlare di bilanci. Quindi stavo dicendo. Non pensavo che ci fosse un quindi dicevo che dopo il proverbiale intervento del presidente Tucci mi sono fortemente ricreduto e sono convinto che effettivamente concedere uno spazio in concessione d'uso che fa riferimento al Consiglio di zona sia la risoluzione all'integrazione di tutte queste persone. Quindi voterò sicuramente a favore di questa delibera. Grazie. Siamo in votazione. Dichiarazione mentale. Mi sono ricreduto perché mi ha parlato.
ripete la dichiarazione Mindacci. Giovanna. Andiamo alla votazione. E anche vicino a me. Non sto cercando. Dov'è la mano? Perché non voto? 324, favorevoli 24, contrari 0, 0. Il punto numero 6 è stato stracciato perché mancavano i documenti rispetto al progetto da valutare. Passiamo al punto 7. Rinnovo della commissione temporanea per la multifunzionale zonale, nome del presidente. Sei venuto, dai, vai. Entra via tu. La delibera chiede appunto di rinnovare la commissione temporanea con la funzione nazionale e di indicare e confermare con la presidente della commissione istruttoria la consigliera Anna Maria Santoriello. Procederà a nome dei componenti della commissione istruttoria temporanea. Vediamo la votazione per parti separate dei tre punti nel delibera, nonché la votazione sul mio segreto del secondo punto. Grazie. Secondo e terzo. Presidente Tucci. Grazie. Ma devo dire che non è che a me convinca molto il rinnovo di questa commissione, a meno che non mi si diano delle motivazioni valide politicamente, soprattutto se prima di aderire a un certo partito la Presidente della Commissione non era bersagliata dal suo attuale capogruppo dove mi chiedeva lo scioglimento di questa commissione. Allora, se lo scioglimento della commissione viene chiesto per vari motivi politici, oggi difendere accanitamente questa commissione, non tanto per la persona che la dirige, sia chiaro, ma nel rispetto della coerenza politica, io chiedo di capire quali sono le motivazioni politiche che portano a sostenerla dopo aver chiesto lo scioglimento circa un anno fa. Se no, io l'unica lettura che ci do è quella di opportunismo politico, che ovviamente non riusciamo a comprendere. Grazie. Intanto voglio correggere alcune inesattezze che il Presidente Tucci ha molto elegantemente espresso. È vero che sia io che il mio gruppo, come d'altra parte anche altri rappresentanti di altri gruppi, abbiamo detto che la commissione multifunzionale avrebbe dovuto e poteva funzionare meglio. Per quanto riguarda l'accusa che il Presidente Tucci, sempre con la solita eleganza e doppiezza, fa sul fatto di dargli delle motivazioni politiche. Io una motivazione politica per quanto riguarda il mio gruppo te la posso dare. Noi riteniamo al momento attuale che questa commissione sicuramente debba funzionare in maniera migliore di quanto non ha funzionato fino adesso. Voglio anche ricordare che la Presidente Santoriello è stata assente per circa un mese e mezzo da questo Consiglio, quindi anche dalle commissioni, non perché sia stata tranquillamente a casa a farsi gli affari suoi, ma perché è stata chiamata a fare una trattativa sindacale per la sua azienda. Voglio anche ricordare al Presidente Tucci che lui fin dall'inizio, perfino quando poi fu nominato Presidente di questa Commissione il Presidente dell'attuale decentramento Medolago, lui fin dall'inizio disse ed espresse anche in riunioni al di fuori del Consiglio, in riunioni di maggioranza, come lui ambiva praticamente a che questa commissione fosse annessa ad altre commissioni che guarda caso erano quelle che facevano capo di Fondazione Comunista. Per cui, voglio dire, l'accusa che oggi viene rivolta così di accaparramento di poltrone mi sembra del tutto fuori modo. Comunque
comunque il presidente Giunce chiaramente l'Ida lo voterà come più utile e opportuno. Noi riteniamo che proprio in virtù del fatto nella commissione PNZ per quanto riguarda la gestione del caso di Gare c'è stato un passaggio di una nuova gestione, lo sciogliamo e da mettere ad altre commissioni praticamente in una fase come in questo momento estremamente delicata per la gestione di questo passaggio, distrarrebbe la commissione stessa qui per la adesso. Per cui noi chiediamo che ci sia il rinnovo della commissione e che questa commissione possa continuare a lavorare tranquillamente per un altro anno, come già è successo per altre commissioni temporanee. Grazie. Perché la delibera libera ancora sta cedente, poi hanno voluto mettere un controllo di legge, adesso l'hanno rinnovato, prima era ancora valida perché non è stata rinnovata, la libera di fare un voto. Ed è scandaloso, non è un genere, perché ricordo che sono 86.